Infatti la prima domanda è proprio questa, cioè da laureato in giurisprudenza e aspirante giornalista ti chiedo come un laureato in giurisprudenza è finito a fare il giornalista. Boh, è una storia che risale alla mia infanzia, nel senso che io sin da piccolino avevo questa passione irrefrenabile per la scrittura, il racconto. In terza elementare dirigevo il giornalino di classe. Io mi sono laureato che ero già giornalista professionista, nel senso che ho voluto completare gli studi, dopo aver fatto il liceo classico, mi piaceva il diritto. Ma mi avevano già assunto, erano altri tempi, devo dire, ero il resto del Carlino che avevo 20 anni. Quindi diciamo che non ho mai pensato all'università come strumento per un futuro professionale. Poi ovviamente so benissimo, avendo studiato diritto, che se avessi fatto il notaio piuttosto che l'avvocato avrei guadagnato molto di più. Ma mi sarei divertito molto meno, quindi no, sono riuscito a fare nella mia vita quello che sognavo. Molto. Partiamo direi da qualche domanda sul passato, e vorrei partire da Schumacher e ti volevo chiedere, chi ha condiviso gli anni in pista con Michael? Dice che il tedesco, soprattutto a livello personale, a livello umano, era molto diverso da come appariva in pista e magari davanti alle telecamere. Era realmente così? Guarda, io devo dire una cosa, anche a beneficio del vostro futuro. Se mai vi capitasse di trovare qualcuno che fa il nostro mestiere, che dice di aver conosciuto Michael umanamente, parlo di un giornalista, sappiate che è un bugiardo. Perché io ho visto tutta la carriera di Schumi dal primo Gran Premio in Belgio nel 91, ero lì, all'ultimo con Mercedes in Brasile 2012, ero lì. Ma se voi mi domandate che uomo era, io non posso rispondere, perché lui nei confronti del mondo esterno era riservatissimo, era la discrezione fatta persona, fin quando è stato in carriera, per fare un esempio, nessuno ha mai visto una fotografia dei suoi figli e loro bambini. Detto questo, chi invece apparteneva alla sua sfera professionale, quindi anche umana, penso ai meccanici della Ferrari, agli ingegneri della Ferrari, ne hanno sempre parlato tutti con grandissimo affetto. Cioè raccontavano un personaggio che nella quotidianità era attento, sensibile. Io ero amico di tutti i meccanici di quel periodo, che tra l'altro all'epoca erano del mio stesso territorio, ma si parlava in dialetto modenese. E loro mi narravano queste cose, mi dicevano: ma mio figlio ha la febbre, è malato così, e mai col telefono a casa la sera per sapere come sta. Quindi evidentemente lui aveva un'attenzione, una sensibilità nei confronti di chi considerava far parte della sua vita, no? Sul resto era di una correttezza esemplare. Io non ricordo che Schumi abbia mai saltato un incontro con la stampa. Nemmeno tipo Jerez 97, dopo la collisione con Villeneuve, in circostanze difficili, persino sgradevoli. Lui da questo punto di vista è sempre stato esemplare, però era un rapporto che era strettamente limitato alla relazione professionale. Pilota, giornalista, non ha mai... Anzi, c'è un aneddoto, scusa. A un certo punto nel 94, quando ci sono le tragedie di Imola così, insomma... L'unico vero, potrei dire, protagonista della Formula 1 in quel momento era Schumi. E ci fu una volta, credo fossimo nell'estate del 94, che un collega non italiano, Schumacher guidava la Benetton, gli disse: ma Michael, ma perché non ti apri un po' di più con noi, no? Sei l'unica superstar rimasta. E lui disse una cosa che mi è sempre rimasta impressa, cioè siete 400 giornalisti inviati a tutti i Gran Premi da tutto il mondo, perché all'epoca eravamo così tanti, vorreste tutti prendere un caffè con me nel paddock, io non posso bere 400 caffè al Come l'hanno giorno. E tolto. devo dire che si è attenuto scrupolosamente a questa linea di comportamento, a questo codice di condotta.
Invece sullo Schumacher pilota, diciamo che si celebrava quello che era una sorta di, chiamiamolo anche culto, quasi ossessivo verso la pista. Dici che si rivede qualcosa di questo Schumacher in Verstappen? Ma c'è una premessa da fare. È cambiato completamente il mondo della Formula 1. Cioè, Michael era un pilota nell'era in cui ancora erano decisive le qualità di collaudatore del driver. Lui davvero faceva anche più di 100 giorni all'anno di test in pista con la Ferrari, perché allora si poteva, dormiva addirittura Fiorano all'interno del circuito, apriva lui il circuito la mattina, perché disse a Montezemolo dopo un po': ma tanto io sono sempre qui, inutile che Prendi vada a casa dormire in giustamente. albergo. Esatto. C'era l'appartamento di Enzo Ferrari vicino ai box, ed era decisivo nel contribuire allo sviluppo della macchina, lui come altri piloti che avevano quelle qualità. Penso a Prost, penso a Senna, prima ancora a Niki Lauda, no? Adesso la Formula 1 ormai da una generazione, perché mi pare che i test sono stati banditi da quasi 15 anni, non chiede più al pilota di essere fondamentale nello sviluppo della macchina. Il pilota oggi la macchina la guida il simulatore, oppure solo nei weekend di gara. Quindi, se vogliamo fare il paragone in termini di ossessione maniacale per la vittoria, l'istinto da cannibale di non voler lasciare mai niente agli avversari e men che meno al compagno di squadra, sì. E però non c'è stato solo Verstappen ad avere questo tipo di caratteristiche. Ma poi, secondo me, il paragone finisce lì per quello che ho detto, cioè nel senso che non è che siano diventati due mestieri diversi, devi sempre essere bravissimo a portare la macchina al limite. Sono diverse le funzioni che un pilota oggi ha in rapporto alla scuderia, alla squadra, agli ingegneri. E questo, secondo me, molta gente non lo capisce. Prima invece lei ha parlato delle tragedie che sono successe nel 94 e Sì, quest'anno sono 30 anni dalla 30 anni. morte di Senna e di Sì. Ratzenberger. Lei che ricordo ha di Ayrton, se non lei può condividerci un aneddoto su, appunto, visto che siamo vicini alla. Allora, per la mia generazione Senna è stato molto più di un campione. Tenete presente che lui era del 1960 come me, e vedete, fa differenza, ve ne accorgerete anche voi, invecchiando, tra il raccontare un personaggio che ha la tua età, che quindi vive immerso nella stessa cultura, ascolta le stesse canzoni, vede gli stessi film, eccetera, oppure, come mi capita oggi, dover scrivere di uno che potrebbe essere mio figlio o mio nipote, no? Perché io, sì, cioè, Verstappen è più giovane delle mie figlie, quindi voglio dire, è tutto completamente differente. Fatta questa premessa, Senna era un essere umano straordinario. Io, quando ho avuto occasione di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia, ho sempre ammirato, apprezzato la sua dedizione totale alla velocità, anche la sua sensibilità umana. Dopodiché non era un santo. Io adoravo Ayrton anche per la sua fragilità. Lui a me disse prima, io lo pubblicai in un'intervista, che in caso di necessità nel 90 non avrebbe esitato a buttare fuori Prost se questo gli avesse garantito il titolo mondiale. E lo scrissi un mese prima e lui lo L'ha fece. fatto. E che certo non fu un gesto onorevole, però lui era talmente rimasto turbato da quello che era accaduto nell'89, ai tempi della prima collisione, aveva accumulato un tale rancore, che quando il destino gli offrì la possibilità, come si suol dire, insomma, no? Brigante, brigante e mezzo, oppure occhio per occhio, dente per dente, non esitò. Al tempo stesso, poi, era uno che, quando Prost ha smesso di correre, per Senna Alain è diventato come un amico. Cioè, Prost ha raccontato che all'inizio del 94 lui si è appunto ritirato dalle corse da campione del mondo, Senna ha preso il suo posto,
alla Williams, lui Prost è a casa a Parigi, gli suona il telefono e Ayrton che gli dice dove vai a cena stasera. Perché Senna era a Parigi, che dava il calcio d'inizio alla partita amichevole Francia-Brasile, prima del mondiale del 94, che poi vinsero i brasiliani battendo l'Italia di Baggio in finale, e tutti i calciatori srotolarono il famoso striscione a Los Angeles, Ayrton, tetra in osso, no? Ayrton ce l'abbiamo fatta vincere, e Senna era morto un paio di mesi prima. Quindi Senna aveva questa umanità contraddittoria che personalmente me lo ha sempre reso molto vicino. Come driver uno eccezionale, io non potrò mai dimenticare quei giri nel diluvio di Donington del 93, ma potrei citare anche La Col di Monaco. altre sue prodezze. E mi sono spesso chiesto cosa avrebbe fatto dopo la carriera se non ci fosse stato quel weekend terribile di Imola. Mi sono domandato se sarebbe rimasto nel mondo della Formula 1, se sarebbe sparito dedicandosi ad altro. Non ho una risposta. Di sicuro, ripeto, lui era veramente innamorato della velocità, della competizione. Un grandissimo, sì. Invece venendo magari un pochino più al periodo finostro, il periodo di Vettel in Ferrari, perché probabilmente si dà un po' come l'impressione che Seb venga quasi dimenticato, perché non ha lasciato quell'impatto che magari i tifosi si aspettavano da lui. Hai ragione. Allora, guarda, adesso ti racconto un altro aneddoto. Come sai, Vettel arriva a correre in Ferrari nel 2015, no? Che fa coppia con Con Kimi. Kimi. Io 2 anni prima, 2013, ero andato a Maranello a incontrare l'avvocato Montezemolo, che era ancora presidente, eravamo molto amici. E quando esco da questa nostra conversazione, incontro lì nell'anticamera dell'ufficio dell'avvocato Montezemolo un signore che mi si presenta e mi dice: io sono l'ambasciatore della Germania in Italia, diplomatico, no? E sono qui, ci sono molto contento perché Vettel verrà a correre per la Ferrari. Me lo dici 2 anni prima. E che io ascolto questa roba, dico: ma scusi, cosa ha detto? E dice: ma non lo sa. Dico: no, siamo qui. Era appunto il 2012 o l'inizio del 2013, l'ultimo anno che Vettel ha vinto il titolo. E infatti poi lo scrissi, la cosa fece scalpore, perché era un'operazione fatta prima. Fatta prima perché davvero, così rispondo alla tua domanda, Seb ci teneva tantissimo, era il sogno della sua vita. Lui era cresciuto bambino nel mito di Schumi, no? C'è la famosa foto di lui che vince una Sì, gara di assolutamente. carta. E quando è riuscito a salire sulla rossa, era fermamente convinto che ce l'avrebbe fatta a ripetere le imprese del suo maestro predecessore. Io l'ho apprezzato molto negli anni in cui è stato in Ferrari perché ce l'ha messa tutta. Tra l'altro, se vai a vedere i numeri, le sue vittorie, eccetera, è uno dei più grandi nella Certo, storia del sì. cavallino. Però è vero, è mancata la consacrazione iridata e quindi è uscito di scena come un perdente, come uno sconfitto. Questo non è nemmeno tanto giusto, secondo me, perché lui si è trovato a duellare contro una Mercedes che era dominante nell'era ibrida e così via. Il rimprovero, mettiamola così, che credo si possa fare a Vettel è sempre quello, cioè quella gara di Hockenheim nel 2018, che lui era in testa alla classifica del campionato, stava dominando. Venne a piovere e fu l'unico sui 20 piloti in pista ad Contro il andare a vento. sbattere. Se vince quella gara lì, che Hamilton era anche in difficoltà in quella fase della corsa, avrebbe portato il suo vantaggio a 30 punti in classifica generale. Tra l'altro poi dopo la Ferrari vinse a Spa proprio con Vettel e probabilmente poteva cambiare la dinamica delle cose. Detto questo, credo che abbia dato tutto quello che aveva la causa e poi, oh, ragazzi, dobbiamo anche renderci conto che se siamo a quanti sono 16-17 anni di titolo mondiale, ci siamo
sgranocchiati Alonso, sgranocchiati Vettel, Leclerc, Ok. siamo già al sesto anno e ha vinto 5 Gran Premi. Forse non è colpa dei piloti, voglio dire. Abbiamo parlato di un po' dei piloti della Ferrari, però come giustamente dici tu, ci si dimentica forse dell'ultimo campione del mondo della No, Ferrari. io no, No, non tu, è ovviamente. lì, è lì, Questa è Kimi. la prima pagina, quando ero a Interlagos nel 2007, è stata una delle emozioni più forti della mia vita di cronista, perché quell'anno lì fu veramente un anno micidiale, un romanzesco, la spy story della McLaren, la rissa continua tra Alonso e Hamilton. Allora i punteggi non erano come oggi, chi vinceva una gara ne prendeva 10, 2 gare dalla fine, chi mi era sotto di 17, sembrava impossibile, è stato veramente un thriller. Io dico sempre che nella storia dell'umanità ci sono 9 esseri umani che possono dire di aver vinto il mondiale di Formula 1 con la Ferrari, uno di quelli è Raikkonen, quindi credo che sia, insomma, come posso dire, uno dei miti per chiunque voglia bene la Ferrari. Aggiungo che io ho sempre adorato moltissimo anche il suo tratto, la sua personalità. Infatti, quando qualche anno fa mi hanno proposto di curare l'edizione italiana della sua biografia, scritta da un grandissimo novellista finlandese, un libro che ha venduto tantissimo in Europa e anche in Italia. E sono stato felicissimo ed è stato contentissimo anche lui. Purtroppo era piena era Covid, quindi siamo riusciti a presentarlo solo via Zoom, ma sono anche riuscito a farlo ridere. E questo non è facile, No, questo non è facile. e aggiungo che poi lui comunque davvero, per ragioni misteriose, perché è un nordico, viene dalla Finlandia, si è legato moltissimo alla leggenda della Ferrari, cioè lui quando è tornato a gareggiare in Formula 1 con la Lotus lo ha fatto esclusivamente perché voleva essere ripreso dalla Ferrari, voleva convincere i vertici della Ferrari a rimangiarsi la decisione, aggiungo io scellerata, che avevano preso a fine 2009 di lasciarlo a casa, e ce l'ha fatta ed è stata una delle, credo, soddisfazioni più grandi della sua carriera. Dici Ci sarà un altro Kimi Raikkonen, può esserci un altro Kimi Raikkonen. come personaggio? Sì. Questa è una bella domanda alla quale penso possiate rispondere meglio voi di me perché siete giovani, nel senso che oggi, non solo la Formula 1, tutta la comunicazione legata allo sport business è robotizzata. Poi voi andate ai Gran Premi, lo vedete, no? Cioè io mi ricordo che quando ero giovane, cioè era normale se lo conoscevi tu nel paddock, incontravi Arboreto da solo, si fermava a parlare con te, o Senna che era Senna, hai capito? O, no, non con chiunque, con quelli che Certo. magari erano giornalisti connazionali. Cioè oggi ti sparano. Oggi sono Oggi cioè, ci sono tutti i gli media, agenti, quelli che si gli occupano dei stampa. media, no? Ma ripeto, non è solo la Formula 1, Sono è così il ovunque. calcio. Cioè, io faccio sempre questo esempio: quando arrivò a giocare in Italia Maradona, l'84, il più grande calciatore del mondo, io vi assicuro che anche l'ultimo cronista di Sassuolo, come ero io, se incontrava Maradona nella hall dell'albergo del Napoli, intervistava Maradona. È venuto Cristiano Ronaldo in Italia 30 anni dopo, a parte molto meno bravo di Maradona, in 3 anni ha fatto 2 interviste televisive di 3 minuti perché gli sponsor avevano. Ma ripeto, questo è diventato lo sport business non solo in Italia, non solo per la Formula 1, e quindi uno come Kimi non lo so nemmeno se sarebbe possibile conoscerlo. Non umanamente, ma conoscerlo Vero. per quella che è la sua indole, perché tanto adesso è tutto liofilizzato, tutto controllato, capisci? Cioè, come fai? Ma non è che ci sia un colpevole, se vogliamo, è il mondo nel suo insieme che
che ha questa responsabilità, è l'ossessione di controllare la comunicazione, tutto, hai capito? Cioè, una volta non c'erano i cellulari, avevano il telefono dei piloti, degli ingegneri, se ti conoscevano, eccetera. Cioè, oggi, cioè, mettiamo che voi abbiate la fortuna di avere il cellulare di Leclerc, provate a chiamare Leclerc, poi dopo mi dite, no? Sì. No? Ma non è colpa di Leclerc. No. E a proposito di Leclerc, diciamo, l'amore di Leclerc per la Ferrari e l'amore della Ferrari e del popolo Ferrari per Leclerc, secondo me è qualcosa di straordinario. Ma che cos'ha di speciale questo monegasco che ha fatto innamorare così l'Italia? Allora, io condivido quello che hai detto, faccio parte del gruppo, nel senso che io ho iniziato a sentir parlare di Leclerc quando era un adolescente, qui dalle mie parti, a Maranello, Fiorano, da amici di cui mi fidavo, che lavoravano dentro Ferrari e che me lo descrivevano come un potenziale campione. Penso che è stato potentissimo il suo impatto con la realtà Ferrari quando è arrivato, perché ha fatto vedere subito, pur con un mezzo non irresistibile, parlo del 2019, che non appena gli si apriva un'opportunità lui si buttava. Ricordo quella gara in Bahrain che poi gli si ruppe qualcosa verso la fine, che stava dominando, e questo la gente, il popolo ferrarista lo ha capito e lo ha percepito subito. Paradossalmente questa ondata di entusiasmo, perché poi bisogna dire anche questo, adesso io non so quando mettete in rete sta roba, prima o dopo la Cina? No, dopo. Sicuramente dopo. Allora speriamo che abbia vinto i Cina. Ma questa ondata di entusiasmo sta rischiando di trasformarsi in un boomerang, perché gli anni passano, lui una macchina da mondiale non l'ha mai avuta, se non quelle 5-6 gare del 2022, e però l'opinione pubblica in generale è così, eh? Cioè, io comincio a sentirne tanti che dicono, sempre al netto della gara di Shanghai, ma 6 anni Ferrari ha vinto 5 gare, quindi forse se ne è parlato contro, perché poi appunto l'uomo della strada non è che si mette lì a dire ma gli danno una macchina che è una carriola, no? Cioè, certo. Uno che è del settore, che è del ramo, lo sa, lo capisce. Cioè, io ho visto, ne abbiamo parlato prima, Schumi nel 2005, 7 volte campione del mondo, 5 consecutive con la Ferrari, cambiarono i regolamenti per una faccenda di gomme, la Bridgestone non aveva un prodotto all'altezza, veniva doppiato, poi siccome era un Superman riuscì a finire il mondiale piloti al terzo posto, ma veniva sistematicamente doppiato pur essendo Schumacher, perché la macchina non c'era. Ecco, col trascorrere del tempo un po' di gente nei confronti di Leclerc questo tende a dimenticarlo. Aggiungo che poi adesso qui siamo arrivati al trionfo del surrealismo, perché è chiaro che tu sei a Ferrari, dici per anni che al centro del tuo progetto c'è Carletto, annunci che gli fai un rinnovo contrattuale senza scadenza e dopo 5 giorni gli dici, sai cosa c'è? L'anno prossimo ti mettiamo in garage quello che ha vinto più di tutti nella storia dell'automobilismo. Ora sempre nel mondo della strada, gente comune dice, ma com'è sta storia? Allora forse Leclerc non è questa cima, no? Se fanno la scelta, ma non solo, comincia il Mondiale 24 e l'esodato di Spagna, no? Esatto. Sempre alla data di cui stiamo parlando noi oggi, gli sta davanti. Allora anche questo, capito? Trovo della gente che mi dice, ma com'è sta storia? Hamilton non vince un campionato nel 2021, Leclerc nel 2022, l'unico pilota che ha battuto la Red Bull sempre prima del premio di Cina 24, è Sainz, e a Ferrari manda a casa Sainz. Allora bisogna mettersi lì, spiegare tutto, viene lunga. Lei come vede questa scelta Ferrari di prendere Hamilton e appiedare Sainz? La condivide o forse è stata magari un po' troppo affrettata, non lo so, o se c'è la possibilità di prendere Hamilton lo prendi? Io la condivido, ma spiego anche il motivo. Per me Sainz è un buonissimo pilota,
molto solido, molto tenace, è uno che ha una capacità di applicazione. Lui sulla macchina che ha, potendo, come abbiamo detto prima, come tutti, guidarla solo nel weekend, di solito riesce sempre a tirarci fuori il massimo. Ha questa abilità lui. Quindi un bravo pilota, già un'esperienza e tutto. Però qui bisogna che noi facciamo un discorso molto, molto schietto. Voi siete giovani. Allora, in Ferrari negli ultimi 15 anni, la parte finale della presidenza Montezemolo, poi l'era del compianto Marchionne e successivamente ne sono successe di cotte e di crude. È stato dilapidato un capitale umano in termini di tecnici, voglio dire, da Aldo Costa a James Allison, al capo dei motoristi Sassi, poi se volete vi faccio l'elenco. E si è arrivati al punto che la Ferrari, in difficoltà tecnica, come abbiamo visto negli anni cui facevamo riferimento prima a proposito di Leclerc, con macchine molto modeste, si sentiva rispondere di no da tutti gli ingegneri cui si rivolgevano per chiedergli se erano disposti a venire a lavorare alla Ferrari. Perché questa è la verità. Se non si parte da qui, non si capisce l'operazione Hamilton. Quindi John Elkann, che è tutto fuorché stupido, che ragionamento ha fatto? Ha detto, ma io qui, cioè, devo mandare un segnale che c'è qualcuno che crede nel progetto Ferrari per la Formula 1. Soprattutto, attenzione, in funzione del cambio regolamentare 2026, che sarà tutto diverso. Quindi è andato a prendere il più forte pilota per i numeri, le statistiche, eccetera, che ovviamente è un ingaggio questo che ha un valore simbolico, cioè vuol dire, guardate, il mondo della Formula 1, ragazzi, è piccolissimo. Cioè, c'è questa Silicon Valley intorno a Silverstone dove 7 scuderie su 10 sono tutte lì. Gli ingegneri vivono tutti lì, i loro figli vanno alle stesse scuole, alla sera, se non sono ai Gran Premi, vanno a scolarsi una pinta di birra negli stessi pub, parlano fra di loro. L'immagine che la Ferrari aveva dato di se stessa per oltre 10 anni era un'immagine che non era più attraente. Io sto sempre parlando di tecnici, eh? Camilleri, che non è quello di Montalbano, non so se lo ricordo, è stato amministratore delegato della Ferrari dopo la morte di Marchionne. Una sera siamo andati a cena, mi ha detto, Leo, non vuole venire nessuno. Quando la macchina faceva vomitare, lì nel 2022, ha detto, Leo, noi abbiamo quel problema lì di reclutamento, ci dicono di no, anche se siamo la Ferrari, anche se abbiamo Leclerc, cioè. Quindi Hamilton rappresenta quello. Io non credo che sia un pilota bollito, finito e tutto, perché vale anche per lui il discorso che abbiamo fatto su Schumi 2005, sì, Leclerc, certo. Chiaro che se la macchina... Per cui io l'avrei fatta anche io questa operazione, al di là di tutti gli effetti di marketing che sappiamo che sono straordinari. Poi dopo è chiaro che tu, io l'ho anche detto a John Elkann, ho detto, ma c'è uno mette in squadra Hamilton e Leclerc e non gli puoi mica dare la Ferrari del 2020, del 2021. Cioè, io ho detto, lei si è assunta una bella responsabilità, cioè che qui poi avranno tutte e due un materiale, un mezzo tecnico che gli consente di lottare per vincere. Poi vincere è un'altra cosa, ma lottare per vincere. E io spero che questo accada sin dal 2025, magari, cioè ancora prima che cambino le regole, vediamo un po'. E potrebbe essere Adrian Newey l'ingrediente segreto che porti questo mezzo a, ma sai, a Maranello? Io su questo francamente delle risposte non ne ho. Posso dirti che Newey fu contattato la prima volta da Montezemolo molti anni fa, perché lo raccontò pubblicamente l'avvocato, allora presidente della Ferrari, e lui ringraziò per l'attenzione, ma disse che non gli interessava lavorare in Italia. Se abbia cambiato idea io non te lo so dire. C'è una cosa che noi a volte dimentichiamo,
30 anni fa, visto che ne abbiamo accennato, per la tragedia di Imola, in Italia ci sono delle leggi penali fatte in un certo modo, e Nui è finito sotto processo penale. Poi tutto è finito, una prescrizione, eccetera, ma queste sono cose che per un anglosassone sono incomprensibili. Perché da loro, per legge proprio invece, se tu vai a correre, che sia in auto o in moto, e accade l'irreparabile, non è prevista nessuna responsabilità, perché parto dal presupposto che se fai il pilota, vai a correre, eccetera, metti nel conto il rischio che Certo. possa anche accadere qualcosa di letale, di fatale. Io non lo escluderei che nella testa di Newey anche il ricordo di quell'esperienza lì abbia contribuito a tenerlo lontano dall'Italia. Poi di sicuro, anche se ovviamente non te lo vengono a dire, come l'aveva fatto Montezemolo, anche John Elkann starà provando a prenderlo, convincerlo. Penso, immagino di sì. Invece, cambiamo un attimo il discorso, visto che prima abbiamo parlato di Kimi Raikkonen, parliamo di un altro Kimi, che gli hai fatto il primo test in Formula 1 con la Sì, Mercedes. ragazzino. Lei come vede Antonelli? È la speranza Sì. italiana di vedere un pilota in Formula 1, ma c'è forse troppa pressione, troppe aspettative su di lui? Allora, intanto ti faccio una premessa che io ormai ho l'età di Matusalemme, per cui non è che segua molto le categorie minori, in questo caso la Formula 2. Ho sentito parlare di Kimi Antonelli in termini entusiastici, gente del ramo, non solo di scuola Mercedes, dato che lui è stato Esatto. appunto inglobato nell'Academy di Toto Wolff. Spero che sia vero, perché ormai è come il sacro Graal, cioè l'ultimo italiano campione del mondo di Formula 1 si chiamava Ciccio Ascari, non ero ancora nato nemmeno io, era il 1953. Quindi sarebbe una cosa bellissima se accadesse, sarebbe anche devastante per il mio fegato, perché Kimi Antonelli è della mia terra, è lì di Casalecchio, Bologna. Se questo diventa campione del mondo con la Mercedes, io probabilmente mi appendo a un campione, perché sarebbe devastante. Però spero, cioè spero che tutto quello che si racconta, si dice di lui sia vero. Che possa arrivare in Formula 1 facendosi valere al massimo livello, non importa con quale macchina, anche se, ripeto, sarebbe un dispiacere se un ragazzo che è cresciuto a 20 minuti di macchina da Maranello non lo fa con la Non la Ferrari, ferra. però insomma, la vita poi è fatta anche di percorsi molto, molto tortuosi. E cosa direbbe Enzo Ferrari di questa Ferrari, della gestione Ferrari di adesso? Ma sai, quando mi fai questa domanda, io invidio molto chi ha una risposta certa, perché poi vedete, succede questo devo dire, è abbastanza curioso, no? Il mondo è pieno di gente che conosceva Senna, conosceva Ferrari. Il 90% sono millantatori. No, io Ferrari un po' l'ho conosciuto, ero giovanissimo, lui era una leggenda assoluta, tra l'altro non so se si vede, quella è la pagina che fece il giorno che morì. Per il resto di Carlino, poi ho scritto la sua biografia, quindi, credo che a lui quello che interesserebbe sarebbe avere la consapevolezza che si è sulla strada giusta, cioè che il lavoro che stanno facendo Maranello, Vasseur, lo staff tecnico, eccetera, è destinato a garantire dei risultati. D'altronde una delle tante frasi storiche di Enzo Ferrari era: la vittoria più bella è la prossima. Cioè era uno che guardava sempre al futuro e non si crogiolava mai sugli allori. Era uno che chiaramente viveva male la sconfitta, perché diceva il secondo è il primo dei perdenti. Quindi sono anche convinto che gli abbia fatto molto piacere a lui il fatto che John Elkann un anno fa, un po' prima ancora, abbia deciso di far tornare la Ferrari alle mani al massimo livello.
perché la prima grande impresa Ferrari, la, diciamo così, pietra miliare della leggenda rossa, è la vittoria nelle 24 ore del 1949. E Ferrari quello non l'aveva mai dimenticato e da sempre, diciamo così, legato il suo nome finché gli è stato possibile anche alle corse di durata. Poi su altre cose, su come penserebbe sulla gestione dei piloti o sulle scelte, quello chiedetelo a quelli che non l'hanno mai visto, tutto, però diciamo, hai tanti tutto. Ma io vabbè, mi diverte anche uno perché sai, anche io ho un blog, no, Profondo Rosso, sì, ogni tanto interviene gente, scrive: se ci fosse Ferrari qui farebbe, ma io dico, ma questo, ma da dove è venuto? Cosa sa? Ma non nel senso che tutti quelli che parlano di Ferrari debbano averlo conosciuto, ci mancherebbe altro, anche anagraficamente impossibile, però gli si attribuiscono delle presunte volontà che tante volte io non credo coinciderebbero con il suo pensiero. Faccio chiedere l'ultima cosa sempre su Enzo Ferrari, visto sì, anche per una passione personale, visto che anche ogni tanto si dice che Leclerc sarebbe piaciuto a Ferrari e che Leclerc in qualche modo ricorda Gilles Villeneuve. Oh là là. Il rapporto che c'era tra Enzo e Gilles era davvero diverso da quello degli altri piloti? Gilles era davvero così speciale? Secondo me sì, però fai la tara a quello che ti dico, perché io all'epoca ero un ragazzo. Villeneuve arrivò in Ferrari al posto di Lauda, che se n'era andato sbattendo la porta, fine estate 77. Io avevo 17 anni e ricordo che tutti pensavamo che Ferrari era rincoglionito, perché Lauda in quel momento era la superstar assoluta, la Ferrari aveva una macchina eccezionale, Niki aveva appena riconquistato il titolo e quindi tutti erano convinti, dai giornalisti dell'epoca, noi tifosi ragazzi, che il vecchio sarebbe andato a ingaggiare un top driver dello standard di Lauda. Quando ci dissero che prendeva uno sconosciuto che aveva gareggiato con le moto slitte in Canada, che aveva partecipato a un solo Gran Premio di Formula 1 con una McLaren di scorta ed era arrivato undicesimo, boh, questo è matto. Poi dopo cominciò una storia incredibile che, ripeto, non da un punto di vista professionale, perché ero troppo giovane, ma da un punto di vista emotivo ho vissuto con la mia generazione e qui c'era tutta la straordinaria grandezza di Enzo Ferrari, che era l'intuizione. Cioè lui aveva visto qualcosa, evidentemente consigliato da Forghieri, consigliato da Chris Amon, in questo giovanotto del Quebec. Aveva visto qualcosa e Villeneuve dopo un po' si trasformò in un idolo assoluto, perché ogni gara spostava più in là il confine dell'ardimento, dell'audacia. Cioè era qualcosa di pazzesco. Cioè noi semplici appassionati, noi ragazzi, cioè, ci sembrava veramente la personificazione del coraggio. E evidentemente questo lo pensava anche Ferrari, perché quando Villeneuve vince purtroppo il suo ultimo Gran Premio nel 1981 a Aram in Spagna, tenendosi dietro per tutta la gara 4-5 avversari appiccicati, il giorno dopo Ferrari fece una dichiarazione scritta pubblica dove c'era la frase: ieri ho rivisto Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari per Ferrari era Dio, e lui non si era mai permesso di paragonare nessun pilota, li aveva visti tutti o ne aveva avuti tantissimi come dipendenti, ma mai nessuno gli aveva strappato un accostamento di questo tipo. Quindi sì, per Ferrari Gilles era qualcosa di speciale, se non addirittura di unico. Poi, alla fine, dico, nei giorni che precedono la tragedia di Zolder, è possibile, qui parlo sulla base di testimonianze che mi hanno reso persone che c'erano, Forghieri, capo meccanico Scaramella, sono tutti stati miei amici carissimi, è possibile che si fosse incrinato qualcosa fra loro, perché dopo quella gara di Imola in cui c'è la lite o l'incomprensione, come volete, con Pironini, Villeneuve si precipita a Maranello ed è convinto in cuor suo che Ferrari gli darà ragione.
che gli dirà: sì, hai ragione. E invece Ferrari lo ascolta, gli dice: ti capisco, sono stato un pilota anch'io, ma anche tu devi capire me. Ieri era il Gran Premio di San Marino a Imola sul circuito intitolato mio figlio Dino. L'ordine d'arrivo è primo Ferrari, secondo Ferrari. Io non posso andare a rimproverare il tuo collega. Può darsi quindi che lì qualcosa, forse poi, ma questo ripeto, è tutto sentito dire perché io ero troppo giovane, può anche essere che in quella coda del loro rapporto, prima della tragedia di Zolder, avesse influito il fatto che era, come posso dire, voce comune che Villeneuve avesse deciso di lasciare la Ferrari alla fine 82, ma già prima dell'episodio di Imola si diceva che avesse firmato per Ron Dennis, che aveva appena assunto la leadership in McLaren, addirittura c'era la chiacchiera che avrebbe fatto una sua scuderia, allora era molto più facile, una monoposto chiamata Villeneuve con i soldi dello sponsor tabaccaio. Io sinceramente questo non lo so. Senz'altro per Ferrari fu un grandissimo dolore poi quello che capitò a Zolder, e anche lì lo mise per iscritto perché il giorno dopo la tragedia ci fu quella sua dichiarazione che finiva con quell'altra frase che ha usato solo per Villeneuve: io gli volevo bene, Che c'è anche io. che non l'ha usata per nessun altro pilota. E poi vi dico un'altra roba, che c'ho anche la foto da qualche parte qui dentro, che l'anno dopo, per il primo anniversario della tragedia di Zolder, venne inaugurato un cippo dedicato a Villeneuve vicino alla pista di Fiorano, e Ferrari, che aveva già 85 anni, insomma era un uomo affaticato con gli anni che iniziavano a pesargli, andò, c'era tutta la famiglia di Villeneuve, e lui andò a parlare con Jacques. C'è un'immagine bellissima, che c'è questo uomo con i capelli tutti bianchi, che si china su questo bambino e gli sussurra qualcosa all'orecchio, che per la verità Jacques non mi ha mai voluto dire. Quindi io ho immaginato che gli avesse detto: sarai tu un giorno che riuscirai dove tuo padre non ha avuto la fortuna di arrivare. Però non lo so, è un frutto della mia fantasia Nel questo. 97 ce l'ha fatta. Va bene, io la ringrazio davvero Sì, per grazie. questa. No, grazie a voi, spero di Grazie non avervi davvero. annoiato No, troppo. ma Altrimenti, mai, assolutamente mai. è stato Queste davvero cose bello, davvero. sì, grazie. Grazie davvero. Figurati.